Giù in massima crociata, ok, via, a seguire, cercate di andare col ginocchio dritto, non in fuori, non portate il ginocchio fuori, cercate di rimanere il più bassi possibile. Camminata del padre. Rimanete bassi, Stessa cosa. Che comodo. Ho paura che te la voglia. Sei, mi piacerebbe. Non so se riesco a fare una volta sola. No, almeno dove ci stiamo scaldando. Ma lavori sulla punta dei piedi o sul tallone? Lavori sulla punta e poi piano piano camminando indietro a poco. Però devi stare ancora più accosciato, quindi devi andare sulla sua punta. Se ne siete. Cercate di chiudere il corpo il più possibile, quindi di avvicinare prima i piedi, poi porto le mani avanti. Non confondiamo le mani. Sì, vediamo proprio di distanza. Mi sto tirando. Non so se stai giocando chi sta avanti o chi sta dietro. Questo è un ottimo esercizio per riscaldare tutto il corpo e lavorare in modo dinamico. Dai, che poi facciamo solo un giro, però cercare di farlo più normale. Ovviamente in quello che abbiamo visto stamattina e in quello che stiamo vedendo pomeriggio potete unificarvi, potete decidere di lavorare più su una cosa rispetto che l'altra. Questo è un contenitore dove noi stiamo mettendo dei momenti per cominciare con uno e poi puoi cominciare con quello e poi finire con questo. Sì. Però come vedi è mezz'ora stamattina e mezz'ora adesso. No, fai 10. No, fai 10. Sì, lo puoi fare, ti focalizzi magari su quelli che sono i punti deboli o dove vuoi lavorare, ok? Fino a portarlo a fare questo. sì, quello proprio, guarda, preciso, eh? Inizialmente parlo piano, quindi avanzo, ok? Dove un lato sono vicini e l'altro sono più lontani,
poi vi verrà naturale la camminata. Iniziatela lenta e poi provate a farla dinamica. Certo. L'importante è mantenere le gambe tese. Ok. E diventa quasi simpatica, divertente. Ed è ottimo per lavorare sulla mobilità, sulla flessibilità, scusate, degli ischi soprattutto. Qua due giri, Dai, passa se non scivoli, ok? Ok, guardate che non ci vuole, di solito non ci vuole. No, parto da questa posizione ed è questa. Rimanete passi. Ok? Anche qui, mobilità dell'anca, forza sugli arti superiori. Devo cercare di rimanere il più basso possibile, il più flesso possibile, via. Grande piccolo orso, grande gambe tese, braccia tese, piccolo orso. È sempre un modo per riscalzare forma. Ok? Vai, via! Quindi a cazzo, là, Poi ci arriviamo, aspetta. Occhio, guardate dietro, Sì. Avviare gli occhi. Ok, faccio il mio bacino verso terra e davanti, più miglioro la mobilità articolare. Vedi, chi ha poca mobilità non si riesce. Quindi non fare il periodo di caccia. Io sono di me cittadino, scelto io. No. Allora, avete fatto tutti i due giri? No. Allora, prima di continuare, giusto se la tua in avanti con te che avete un po' di mobilità e state lavorando con la mobilità. Chi ha difficoltà, ha poca mobilità, non riesce a portare i piedi oltre le mani. Due giri, Altro animale, un pochino più complesso, richiede coordinazione e un pochino più di forza, soprattutto per le spalle. La tigre, vicino, e sto qua. Ok? Quindi ho la mia parte, in questo caso destra, gli arti vicini, la sinistra distanti. Da qui cercando di rimanere il più basso possibile. Ah, ok. Ok? Proviamo. Andate in piegamento, è un push up di volta, il petto sfiora a terra. In questo modo lavoro tanto sulla mobilità delle spalle e tanto su quello delle altre. Ah, mi senti l'altra
mano, con l'altro braccio. Ah, perfetto. No. Da qui. Esatto. Croce il primo nel passo. Questo se ne fai solo mi stai guardando. Come? Questo non fai prima a me. E questo sempre dove? Difficoltà nel fare uno squat, ad esempio che vuoi difficoltà, se fai a fare uno squat adesso vai con la mano molto in giù, poi dovresti sentirti molto più portato nel tempo lo squat migliori tanto. No? Perché serve forza? Deve stare... riesco a capire la coordinazione. Muovi ginocchio e braccio in sì. Vediamo il praticamente. Allora, guarda. Qua, non troppo vicino qua. L'altra avanti e stai giù. Da qui, porti questa avanti e questa qua. No, non c'è problema, vai tu, no, sei la botte. Tu sei la qua. Là, ok, meglio. Poi porto questa? Sì. E avvicini l'altra vede. Provi, tu vai oltre, tu ti ritrovi, no? Di continuare, che devi tornare qua. Andate avanti distendendo il corpo. Lavori questo qua. Se continui ti si stampi sull'albero. E poi si poi arrampi che questo qua. Questo qui è una sorta di PNF, ogni volta che vado giù. Sono la massima accosciata forzata. Fai grazie. Molto, non avere le punte in avanti. Non avere le punte. Fai uno squat in basso. Ma di problemi con gli animali. Sì, io ho gli animali. Me ne ho. Dopo e riparto subito. Più riesco a essere veloce, più vado in alto, sono esplosivo. Appoggia la testa, appoggia la testa, appoggia il tallone. Oh, ma che ne è più alto? Sono un po' di direzione. Sembra più alto.